80 ater hanno partecipato al bando della Biennale di Venezia. Vince l'ater di Pescara per la sua qualità di progetti, ma sono progetti di case popolari, come le chiamiamo noi in gergo corrente, cioè interventi, cinque interventi che sono in corso tra Pescara e Montesilvano e che ricostruiranno, ristruttureranno, demo-ricostruiranno edilizia residenziale pubblica secondo il concetto dell'efficienza, della sostenibilità, ma anche del bello, perché avere una periferia massificante non aiuta la qualità della vita. Il concetto è non avere più periferie. Non dobbiamo distinguere la città sulla base del reddito pro capite delle famiglie, tutti hanno diritto alla qualità della vita e quindi è giusto che anche l'edilizia residenziale pubblica risponda ai concetti dell'innovazione e del bello e mi complimento con l'ater di Pescara. Voglio aggiungere che l'ater di Pescara ha colto tutti gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e avrà le premialità perché hanno dimostrato grande efficienza. È già una sciocchezza di per sé criticare l'abbattimento del ferro di cavallo perché credo che non ci sia nessuna persona al mondo che dica oh che bello il ferro di cavallo, che grande monumento architettonico, che giacimento culturale, andiamo a visitare il ferro di cavallo. Forse non si è compreso che riqualificare una periferia è il nostro compito, reprimere o prevenire fenomeni criminosi è compito delle forze dell'ordine. Noi ci occupiamo di un'altra materia e la nostra materia è che non vogliamo palazzoni sul modello delle periferie delle città dell'est, al centro di fatto della città di Pescara, non le vogliamo lungo il lungomare di Montesilvano, noi vogliamo un'edilizia residenziale pubblica perché vogliamo dare un'opportunità a famiglie che non possono permettersi un altro alloggio di averlo, ma li vogliamo belli, efficienti e moderni. A livello internazionale, quindi l'ATER Pescara è l'unica ATER d'Italia che avrà premiati alcuni progetti, ne sono cinque. Uno riguarda Viale Ciglia, che è in fase di gara, poi ci sono alcuni già in fase avanzata, come Montesilvano su Viale Europa, e poi abbiamo quelli del PNRR in Borgo Marino Sud, Via Rubicone e Viale Alcione. Questi verranno premiati perché? Perché per la dignità sociale, nel senso che oltre alla parte sicurezza architettonica e efficientamento, viene premiata la parte della dignità sociale. Significa per chi va a vivere in questi luoghi avrà una vita molto diversa rispetto a prima, perché ci sono le caratteristiche di questi edifici che permettono di avere anche degli spazi comuni. Quello di Montesilvano avrà una piazza sul terrazzo, una piazza che può essere fruibile anche dai cittadini esterni. Poi quello di Viale Ciglio che è stato proprio premiato per la sua promiscuità, perché lì ci sarà anche un locale adibito eventualmente al Covid, cioè avrà tutti gli spazi e nel caso che non ci sia, come speriamo, più questa epidemia o altri tipi di epidemia, può essere utilizzato per altro perché è reversibile. Ci saranno gli spazi per gli anziani, gli spazi anche per i giovani, non solo, i tetti saranno tutti alberati, con dei giardini pensili, insomma è una cosa molto vivibile e ridà anche una riqualificazione urbanistica a tutto il tessuto che va dove insistono questi edifici.